Il 25 novembre rappresenta un po' la vetrina per parlare della violenza, che però è una questione quotidiana. Noi ribadiamo sempre che tutti i giorni noi centri antiviolenza viviamo, impattiamo con questo fenomeno. Quest'anno abbiamo raccolto un po' un focus anche sull'emergenza sanitaria, che è una cosa doverosa, anche perché abbiamo registrato il doppio delle richieste di primo aiuto, cioè la prima volta che delle donne si sono rivolte al centro antiviolenza. Quest'anno abbiamo raggiunto 254 donne, l'anno scorso eravamo 120 e qualcosina, quindi effettivamente è un ottimo risultato dal punto di vista della sensibilizzazione e visibilità del centro. E soprattutto noi abbiamo fatto una riflessione, perché questi dati to cure vanno dati una lettura sociale un po' del problema, e che le donne, il lockdown ha aiutato le donne a prendere coscienza. Molti hanno vissuto la violenza in casa, con le restrizioni non si sono mosse, avevano i bimbi a casa, però nel momento in cui è finita nella fase 2 abbiamo avuto un incremento delle richieste di aiuto. Quindi molte donne ci hanno chiesto in primis di seguire un percorso di uscita, e in seconda battuta molte donne hanno chiesto di essere allontanate, cioè nel momento in cui vogliono andare via di casa ci chiedono aiuto per trovare una collocazione. Quindi questo è proprio lo spaccato dovuto all'emergenza sanitaria. Adesso in quest'altra fase noi stiamo continuando a lavorare normalmente, il centro è aperto, quindi però manteniamo attive quelle attività in remoto che avevamo sperimentato durante la prima fase, quindi da telefono, la chat, colloqui a distanza, perché comunque è necessario mantenere un protocollo anticontagio. Però siamo sempre aperti, abbiamo un H24, abbiamo addirittura attivato una casa temporanea per la quarantena Covid, una casa di emergenza, si chiama Casa Aurora, proprio per aiutare quelle persone che vogliono andare via di casa nell'immediato a fare il tampone, un po' la quarantena che è necessaria per andare fuori regione o su un'altra struttura.